che guadagni tu in teatro suonando il violino. Cazzo? Lo capisci che siamo ricchi? 333 milioni. Ma ti rendi conto quante cose si possono fare con 333 milioni? 333 milioni? Ma quando te li danno? Beh, insomma, dopo. Dopo che cosa? E dopo che vi avremo messo le corna. Sì, però mica solo a te, anche a Gabriele e a Filippo. Soldi vanno ai vecchi dell'ospizio. Io e Caterina siamo d'accordo. Capirai, ho pensato al mutuo da pagare, alle rate arretrate. E invece Rita. No, tu e quella disgraziata di Caterina. Ma io t'ammazzo. Se tu lo fai, io t'ammazzo, hai capito? Io t'ammazzo perché a me non me ne frega niente dei soldi. Sono un lavoratore onesto io, mica sono gabbone. Beh, senti, si è fatto tardi e ho un appuntamento con Caterina. Ne riparleremo quando sarai più calmo. Dove vai? Te l'ho detto, in farmacia. No, tu non esci, tu resti qui, hai capito? Davvero? Sta a vedere. Ma che vuoi mettere le corna? Torna subito indietro. Addio. Imbecille, finora si è preso le corna gratis. E ora che c'è da guadagnare? Buongiorno. Buongiorno. Dove? Taxi, taxi. Buongiorno. Buongiorno. Il dottore è in camera, la sta aspettando. Grazie. Apri, Claudia! Cielo, mio marito! Claudia, tanto lo so che sei lì dentro, apri! Anche io lo so, così siamo in due a saperlo. Dimmi chi c'è con te! C'è... indovina? Lo sai che non mi piace di mistero. Non ti manca proprio un accidente. Hai solo una fifa matta di fare all'amore. Ciao. Ciao, cara. Come mai questa visita? Volevo parlarti. Beh, io vi lascio. Mi aspettano in teatro. Ho le prove d'orchestra. Ciao. Ciao. Facciai, è più forte di me. E tu pensaci. Dunque, che cosa volevi dirmi? Beh, non è facile. E poi non so da che parte cominciare. Riguarda Gabriele. E come fai a saperlo? È tutta la notte che il dottore dorme in macchina. Ah, le donne. Faccio bene io che sono froscio. Buongiorno, signora. Buongiorno, Carlo. Sta lì. E senza complessi. Senti un po', dimmi una cosa, che è successo alla porta che non si apre? Ho fatto cambiare la serratura. Da oggi ognuno per la sua strada e per sempre. Ma perché? Ma Caterina, dai, ma se le altre volte ci sei sempre passata sopra. Le altre volte lo sospettavo e potevo fingere di non saperlo. Oggi è diverso. Claudia mi ha detto tutto. Ascolta, Caterina. La tua roba è lì. Oh, salve. Ora, d'accordo, sia puntuale, va bene? Certo, ciao. Sarò puntualissima. Cosa hai intenzione di fare? Affari miei. Auguri, Gabriele. Sii felice. Dottoressa, che ne dici di questo posto? Può andare, eh? Sei un posto tranquillo. Ma non ti mettere idee in testa. Facciamo quello che dobbiamo fare. Qui mi sembra che vada bene. Sì, questo è il posto ideale, bella poppona mia! Mettila! Prima devi prendere la macchina fotografica. L'ho lasciata nel sedile posteriore dell'auto, è già carica. Ma è una fissazione! Va bene, dottoressa mia! Faremo delle foto a colore col sistema PAL. Vado e vengo! Ma proprio una collezionista mi doveva cambiare. La bionda, che stai a fa? Io non gli ho fatto niente a quel disgraziato, per rispetto tuo. Ma un giorno o l'altro torno qui da solo e allora so cazzi suoi! Che frega tu! Che colpa ne ho? Tu invece guardali qui. Prima in camera tua e poi nella mia. Hai avuto il coraggio di rubarmi tuo marito. Perché? Tu che cosa hai fatto mentre Gabriele era mio marito? Ora guarda, è tutta colpa tua. Ma io ho 333 milioni. Beh, ragazze, è vero che i soldi non sono tutto nella vita, ma d'altra parte la chiamate vita, la vostra? Con tutti gli uomini che esistono al mondo. Non ho fatto niente, sono le prove della mia innocenza. Innocenza? Allora, dopo tutto questo casino abbiamo perso pure l'eredità. Ah, l'eredità? Sì. Ma io ho preso 50 milioni dall'assicurazione mia. Come si dice, l'amore come prima, la morale sarà salva. E la gente? E i bravi e onesti concittadini? Mi sembra di sentirli. Quelle sì che sono mogli, hanno sputato sopra un miliardo tondo tondo. Buongiorno, belle signore.
E niente più rappresentanti, eh?